Ciao, buona domenica a tutti, ci ritroviamo. Finisco di mandare i messaggi di invito alla mia rubrica e per questa occasione, nel mentre si vota nei ballottaggi e quindi siamo anche un po' in apprensione in collegamento con chi è nei seggi, però facciamo una bella chiacchierata con una carissima amica che è Irene Tinagli. Ciao, ecco. Ciao, come stai? Bene, bene, grazie. È un po' che non ci vediamo e dobbiamo... Anche perché dallo sfondo, da come si vede, tu sei rintanata a Bruxelles. In realtà no, sono nel mio ufficio di Milano. Io ho dovuto
capire è perché adesso, tra l'altro, ci arrivano messaggi. Bruxelles è di nuovo zona molto Sì. a rischio, quindi il Parlamento ci incoraggia tutti di lavorare in remoto. Per fortuna, devo dire, da questo punto di vista, il Parlamento europeo, fin dall'inizio di marzo, abbiamo le piattaforme per fare tutto in remoto ed è stata, devo dire, una cosa eccezionale che ci ha consentito di votare tutto in tempi rapidi senza perdere neanche un giorno, nonostante il lockdown. Pensando anche a quello che succede in Italia, magari potrebbe essere qualcosa a cui guardare. Ma la Commissione europea ha detto che questo, che il lockdown che abbiamo alle spalle ci ha fatto fare un salto tecnologico di 20 anni avanti, e effettivamente a cominciare da noi, dal lavoro che facciamo, è diventato più intenso e veloce. E quindi quando torni a Bruxelles o rimani a Milano? No, io sono tornata ieri, sono stata su questa settimana per le audizioni della nuova commissaria, perché Dombrovskis è stato spostato al commercio e mancava la commissaria per i servizi finanziari, quindi sono salita, salirò la settimana prossima perché abbiamo delle audizioni importanti, però ecco, cerco di, come dire, chiaramente rispetto all'anno scorso, quando io ero praticamente sempre lì, adesso cerco di andare solo quando è strettamente necessario per limitare i contatti, perché poi ognuno di noi potenzialmente può essere veicolo. Quando ti sposti, diventi non solo rischi tu, ma diventi tu un rischio per gli altri. Per cui mi raccomando, anzi per tutti, attenzione, massima prudenza. Ma non ho mai avuto occasione di chiederlo. Com'è stata e com'è questa esperienza a Bruxelles dopo quella romana in Parlamento? Molto diversa, anche se devo essere sincera, l'esperienza a Roma mi ha preparato, mi ha dato una base importante, perché poi questo ci torneremo perché si collega anche ai temi del mio libro. Serve un'esperienza anche di tipo politico, no? Quindi a Bruxelles sono molto contenta perché, devo dire, riesco a trovare un equilibrio migliore tra la mia preparazione, diciamo, economica, tecnica e la mia esperienza politica. A Roma facevo un pochino più fatica a, diciamo, valorizzare il mio passato accademico. A Bruxelles riesco a unire meglio le due esperienze e quindi sono veramente molto contenta. È un ambiente un po' meno politico, cioè, le correnti non contano niente, si lavora molto più nel merito, le delegazioni sono più piccole, per cui le dinamiche sono anche meno violente, più dialoganti, no? E quindi io mi ci trovo molto bene perché fa parte del mio carattere lavorare, tu lo sai, insomma, confrontandosi, dialogando, non amo lo scontro, perché secondo me, mica peraltro, perché secondo me non porta mai ai risultati. Alla fine stringi, stringi, quando urli tanto ottieni poco, e quindi mi piace molto lavorare così. C'entra molto con le cose che adesso diremo. Intanto facciamo vedere il libro. Io faccio vedere la mia copia, che è questa. Anna mi aiuterà a farlo vedere meglio. Adesso la copertina. La grande ignoranza. Dall'uomo qualunque al ministro qualunque, l'ascesa e l'incompetenza e il declino dell'Italia. Un capitolo poteva essere proprio sul Parlamento europeo, che dai politici veri, tra virgolette, è rifuggito perché è lontano dai luoghi del potere nazionale, che ancora prevalgono di gran lunga su quelli del Parlamento europeo. E soprattutto mi ricordo di aver sentito non so quante volte questa parola di saggezza, sempre tra virgolette, lontano dagli studi televisivi, lontano dai giornalisti che parlano di politica. Per cui la maggior parte di quelli che vogliono, che sono in Parlamento europeo, ma che vogliono crescere, affermarsi, fa di tutto per tornare a Roma. Non so se questo elemento di alienazione tu lo hai sentito, o invece, e soprattutto lo hai sentito magari dai colleghi che con i quali condividi questa esperienza, italiani, perché immagino che per quelli degli altri paesi non valgano le stesse regole.
Sì, è vero, c'è questo effetto di isolamento, perché lì si è un po' staccati dal dibattito nazionale, da Roma e quindi anche dalle televisioni. Quindi, per esempio, a me adesso mi invitano molto poco a parlare in TV. Francamente, quando mi invitano spesso io non posso andare perché devo lavorare, perché sono piena di riunioni dalla mattina alla sera. E questo penalizza, diciamo, è una preoccupazione per molti colleghi, anche perché non ci dimentichiamo che noi deputati europei siamo eletti con le preferenze, per cui se i cittadini non ci vedono nelle televisioni, nel dibattito nazionale, siccome poi in Italia di Europa si parla poco, per cui se non ti vedono magari credono che tu non lavori, mentre invece magari sei in riunione dalla mattina alla sera, per cui questo isolamento preoccupa molti. Colleghi stranieri sono meno preoccupati perché la maggior parte non hanno questo sistema elettorale come il nostro, magari hanno l'inverso, le preferenze per le elezioni nazionali e locali, ma su quelle europee no, soprattutto non su collegi così enormi, e quindi si concentrano di più sull'attività di Bruxelles. Io francamente sono contenta di lavorare con un po' meno pressione quotidiana sud, perché questo mi dà più respiro, quindi riesco a lavorare con più serenità senza avere i media sul collo tutti i giorni a chiederti di dire la tua opinione sulla qualunque. Quindi io sono contenta, però poi magari fra 4 anni pagherò il pegno di questo isolamento. Anche perché tu hai fatto tutto l'elenco delle cose che si pagano in politica quando si è eletti, tra questi naturalmente essere molto presenti in Parlamento, essere molto attivi, però scontare la minore presenza nel territorio piuttosto che in altri luoghi, e quindi ci metterei anche l'impossibilità di fare collegamenti televisivi, devo dire che può essere tra questi. Ma insomma, siccome hai scritto un libro per provare a cambiare le regole del gioco, diciamo così, almeno denunciando i limiti di una politica che non funziona, almeno lo aggredisci frontalmente. Ora, mi è venuto da sorridere quando poi ho letto il tuo libro, perché adesso siamo alla, non so se la 28ª, 27ª puntata domenicale in cui presentiamo libri. Puoi immaginare quanti strali non diretti, ma che mi fanno arrivare alcuni amici, naturalmente del mio partito, ci mancherebbe, non di altri, mi hanno riservato perché io faccio ho questa piccola rubrica sui libri, no? Che quindi già è Un'eresia. un'eresia, un'aggressione all'ignoranza simpatica, che devo dire tu hai c'è una belle, tra le più belle citazioni che hai messo nel libro, c'è questa di Musilla, pagina 179, che voglio leggere, che è proprio dall'Uomo senza qualità, in cui scrive: se di dentro la stupidità non somigliasse straordinariamente all'intelligenza, se di fuori non si potesse scambiare per progresso, genio, speranza, perfezionamento, nessuno vorrebbe essere stupido e la stupidità non esisterebbe, o almeno sarebbe molto facile combatterla. Purtroppo, invece, essa ha qualcosa di singolarmente simpatico e naturale. Può indossare tutti i vestiti della verità. E quindi devo dire che, ma guarda, è una bella occasione per presentare questo tuo libro, così almeno ho anche l'opportunità di dire che possono insistere quanto vogliono, io continuerò a tenere questa rubrica pur sfidando la loro simpatia, diciamo così. Fai bene, fai molto bene, anche perché poi secondo me in questo periodo anche di lockdown, magari è una mia impressione, una mia illusione, ma penso che molti cittadini abbiano cominciato un po' a capire il limite della ignoranza, della propaganda, dello slogan buttato lì tanto per fare, no? E quindi tutte le teorie antiscientifiche, anti tutto, hanno cominciato a mostrare un po' il fianco e forse a fidarsi o comunque a guardare con un po' più di attenzione alla serietà, semplicemente. Guarda, prima ancora della competenza, metterei la serietà, perché poi non si è mai competenti su tutto, l'abbiamo visto anche la scienza quando si trova di fronte a un fenomeno nuovo ha i suoi limiti, ci mancherebbe, cioè, come chiunque, però la serietà di dire.
sappiamo questo, la scienza ci prova questo, proviamo a fare questa iniziativa, abbiamo però dei limiti che magari impareremo, potremo anche sbagliare, ma lo faremo con l'occhio attento di chi impara, di chi ha voglia di misurarsi con le sfide, con la preparazione, con le persone che ti aiutano. Invece fino ad oggi spesso abbiamo avuto davvero di tutto, di più, spero che i cittadini ora comincino a premiare questa serietà. Guarda, io sono cosa. Lo dicevo forse in qualche altra occasione proprio in questi giorni. Noi siamo passati con l'emergenza pandemica da una moltiplicazione di paure percepite o costruite, soprattutto tu tra l'altro dedichi un capitolo su come sono modificati i mezzi di comunicazione, il rapporto tra TV e politica e poi TV social, comunque tutto ciò che c'era prima, in cui molta parte dell'ideologia sovranista, ma anche quella dei falchi del Nord Europa, piuttosto che quella di Johnson e della Brexit, piuttosto che del trumpismo o di Bolsonaro in Brasile, ma insomma costruita su problemi veri, ma anche su problemi molto costruiti. È arrivata la pandemia e tutte le paure percepite sono diventate paure vere, perché effettivamente abbiamo sentito sulla nostra pelle un evento enorme, di tali dimensioni che magari prima non diciamo bisogna risalire di qualche decennio, per cui queste paure vere, reali, hanno generato una insoddisfazione verso il grido. Allo stesso tempo è successa una seconda cosa per quello che riguarda noi e che riguarda anche il mestiere che fai adesso, e cioè che l'Europa, che è stato il più grande esperimento, il più grande sogno, che poi ha deluso effettivamente perché si è fermato, si è abitato, ha fatto della rigidità e dell'austerità più un approccio ideologico che, come tu dici molto nel libro, un elemento di sapienza tecnica, alla fine ha dato una sterzata a se stesso e ha gettato il cuore oltre l'ostacolo, mettendo all'angolo sia quelli che nell'estremo nord o nell'estremo sud hanno cercato di minare, o da fuori i confini d'Europa, hanno cercato di minare questo progetto. Per cui da una parte la competenza, la conoscenza, la scienza, per affrontare l'emergenza sanitaria, dall'altra un grande investimento che può affrontare l'emergenza socio-economica. E allora forse torna di moda il politico competente che, ad esempio, te lo chiederò anche in questa chiacchierata, dice bene, si sono investiti 1.800 miliardi tra le diverse misure del recovery, 300 per il nostro paese tra recovery fund e altre misure, quindi caro rappresentante, parlamentare, amministratore locale, ministro, queste risorse ci sono davvero? Come scendono a terra? Come entrano e modificano la mia vita? Come difendono il posto di lavoro che adesso davvero temo di perdere? Come cambiano il volto del mio territorio? E forse può esserci questo cambio, questa sterzata che poi si è visto anche nel risultato elettorale, la Lega paga rifluendo e anche, diciamo così, perdendo terreno ideologico. Sì, no, scusami, sto cercando perché ho un po' poca luce, cerco di... no, adesso allora, l'Europa adesso ha fatto davvero un grandissimo salto in avanti e secondo me ha consentito di, come dicevi, di mettere al nudo tante falsità o propaganda che alcuni sovranisti avevano fatto sulle difficoltà dell'Europa. Ora, questo però non significa che non ci siano delle difficoltà nell'Unione Europea, quindi saremmo forse noi, a volte anche in questi mesi abbiamo forse raccontato in maniera anche troppo trionfalistica, perché in realtà anche il recovery plan è un processo, ci sono ancora negoziazioni in corso, ci sono delle battute d'arresto, è normale perché noi non siamo gli Stati Uniti diciamo d'Europa, siamo 27 paesi che devono mettersi d'accordo ogni volta all'unanimità, per cui è normale che sia faticoso, dobbiamo raccontare questa fatica, però fa anche parte di un processo democratico. Però nonostante questa difficoltà, di fronte a un'emergenza come quella della pandemia, l'Europa ha dimostrato, giustamente come dicevi te, anche una grande flessibilità, pragmatismo e capacità di imparare dagli errori passati, perché la crisi del 2008 è stata affrontata anche facendo degli errori e non eravamo pronti, ci mancavano degli strumenti,
alcuni strumenti li abbiamo creati, ma li abbiamo creati con grande ritardo, l'unione bancaria, con la vigilanza europea, con il MES, tutta una serie di strumenti sono stati creati però con grande, grande ritardo. Questa volta invece l'Europa, nel giro di poche settimane, ha saputo avere una reazione forte, mettendo subito in campo delle proposte che hanno sottoposto ai vari paesi. Alcune sono partite subito, quindi è stato molto positivo, altre ovviamente hanno dei percorsi un po' più lunghi, come questo del recovery, perché sono più complessi, perché richiedono un grande impegno e richiedono questa unanimità. Quindi è giusto raccontarci le difficoltà, però è giusto anche riconoscere che se non ci fosse stata l'Europa in questi mesi noi saremmo già gambe all'aria, ma noi, come anche la Spagna, come i paesi, la Francia, i paesi che sono ritrovati più colpiti da questa crisi profonda che, ricordiamoci, ancora non è passata, perché non possiamo ancora considerarla passata. Ascolta, siccome ho letto con molto interesse il tuo libro, adesso magari ti faccio un gruppetto di osservazioni e poi vorrei interloquire con te, in ordine, questa volta in ordine proprio di pagine, diciamo così, di quello che ho trovato, che ho appuntato e che ho segnato. La premessa è che mi è dispiaciuto il fatto che tu abbia scherzato su due cose molto romantiche. A pagina 17 la deputata del Movimento 5 Stelle che si preoccupava di non disturbare le sirene con i sonar dei sottomarini, e poi a pagina 146 le lezioni di rilassamento come elemento di formazione politica. Mi sembra che tu abbia scherzato su questi, che invece sono assolutamente cose molto significative. Mi è molto dispiaciuto, sono cose molto poetiche che tu hai bollato, ma scherzi a parte, allora voglio dirti questo. Naturalmente tu racconti della necessità di avere competenze, ovviamente, per affrontare fasi di governo molto complesse, che politici incompetenti sono un problema. Peraltro mi è capitato di dar vita anche a una scuola di formazione politica, quindi sono contento che si possa parlare di questo oggi con te. La cosa che non mi ha molto convinto, o meglio, che non ho trovato, probabilmente tu l'hai data un po' per acquisita, però che a me pare essenziale, è che non esistono in realtà poi competenze neutre. Cioè, o meglio, esiste un range di, naturalmente, di certezze nelle scelte, nelle decisioni, che sono fornite dalla scienza, ma all'interno anche della competenza scientifica e tecnica, settore per settore, poi ci sono diverse gradazioni di scelta, no? E qui torna la politica, qui c'è la politica, o meglio, la dico meglio, l'idea che esista una competenza assoluta quasi darebbe per scontato che non esiste una soluzione che ha più un orientamento politico-culturale o un altro, ma che esistono soluzioni vere, che sono solo quelle e che bisogna conoscere per determinare. Sei convinta di questo tu? Oppure, come io penso, esiste una competenza, cioè bisogno di una competenza per sapere quali scelte si possono prendere, però poi ognuno sceglie tra quelle a seconda del proprio orientamento e quindi tornano i valori, gli ideali politici, gli orizzonti. L'altra domanda che voglio farti è, quasi tu immagini un gruppo di competenti all'interno del sistema dei partiti, i quali naturalmente sono, la loro parola li definisce, parziali, no? Nel senso che hanno una visione di mondo rispetto alla quale si confrontano, appunto. E però l'esperienza che ho fatto io, anche con tecnici accademici impegnati in politica e magari proprio nei settori in cui erano competenti, e che poi questi partiti esistono anche dentro i mondi accademici, okay? Quindi non c'è un esperto di sanità che espertissimo, magari, che ha un'idea che è uguale per tutta la comunità degli scienziati della sanità, ma magari proviene anche da un mondo accademico in cui al suo interno ci sono diverse scuole e quindi rappresenta una scuola. Questo, per esempio, mi è venuto in mente perché ho avuto l'opportunità di conoscere anche ministri, sottosegretari, parlamentari che, provenendo dal loro mondo, si portavano dietro anche tutto un livello di conflittualità interno, per cui è vero che erano molto esperti in quella materia,
ma avevano tutta una schiera di altrettanto esperti, che però di altra scuola li contestavano nella loro attività politica. Su queste cose tu hai avuto modo di approfondire e riflettere? No, tantissimo, e adesso che mi ci fai pensare, mi dispiace se effettivamente nel libro non ho affrontato molto questo tema, perché è molto importante e fai bene, ti ringrazio per averlo sollevato. Allora, è ovvio che, sai, non esiste una scienza esatta che ha la verità assoluta, non esiste da nessuna parte, no? Quindi quello che, di cui mi rammarico, quindi quando parlo di competenza non dico di uno che sa come devono andare le cose, mi riferisco a delle persone che magari sono in grado di adottare un metodo. E per me la competenza non è tanto nel sapere una verità, ma nell'adottare un metodo mentre quando tu devi fare delle decisioni. Il metodo significa quindi ascoltare, guardare l'evidenza empirica, studiare le varie posizioni che ci sono nel mondo scientifico ed essere in grado di valutare i pro e i contro di ogni studio, di ogni voce. Poi ovviamente quando tu fai, questo succede come hai detto tu, anche nell'accademia, gli esperti che si confrontano quando devono valutare la bontà di una teoria, di uno studio, guardano da un lato la solidità scientifica del metodo con cui è stato fatto, e questa per me è la base, cioè per me la competenza la misuri lì, per valutare se il metodo con cui è stato fatto è corretto. Poi su quello l'interpretazione dei risultati, perché poi i risultati vanno letti, vanno interpretati, ma soprattutto devi capire poi a quali conseguenze trai da questi risultati. Quindi io posso, lo studio mi dimostra che ne so, che c'è una diseguaglianza su una certa misura, io voglio intervenire e magari mi confronto con opinioni diverse su come intervenire per risolvere quel problema, e lì entrano in gioco i tuoi valori, entra in gioco la tua visione di mondo. Però certo, ecco, quindi è giusto, come dici tu, le due cose si devono unire, quindi non c'è una verità assoluta. Quello che io denuncio un po' nel libro è che troppo spesso la politica fa prevalere le idee sul, anche la, banalmente, l'analisi dei dati, il metodo, e che passano sempre o in secondo piano o completamente ignorati, e addirittura a volte si fa il percorso inverso, si vanno a cercare degli esperti o finti esperti che convalidano le tue idee a priori, no? Che le tue idee che avevi prima. E quindi così non se ne esce, diventa comunque, diciamo, uno scontro ideologico. Quindi per me, ripeto, la competenza è solo avere delle persone che, avendo fatto un certo percorso di studi, sanno bene o male riconoscere se un metodo è stato fatto, come dire, se una persona ha seguito un certo metodo corretto nel fare le rilevazioni, nel fare le analisi, perché ogni disciplina ha le sue specificità e non è facile riconoscere se uno studio è stato fatto bene o è stato fatto male. Poi, dopo che si è appurato che è stato fatto bene, si discute sulle implicazioni, su come affrontare dei problemi, e lì entrano ovviamente in gioco anche i tuoi valori. Però ecco, mi è mancato quando ero a Roma di avere un'attenzione a questa parte di metodo. Più che giusto. Perché secondo te i sonar non disturbano le sirene? Come? Perché i sonar non disturbano le sirene? Perché, beh, sai com'è, appunto, parlando di metodo, io non ho visto studi scientifici fatti con metodo scientifico che dimostrano l'esistenza delle sirene, quindi partendo, magari potranno disturbare dei pesciolini, ma ecco. Ascolta, allora, altro gruppetto di domande. Intanto, grazie, nel libro ci sono tre riferimenti all'Abruzzo che naturalmente non posso che richiamare. Intanto a pagina 20 il riferimento a Gaspari, che naturalmente l'esempio massimo di longevità, 10 volte deputato, 16 volte ministro, ha tutto praticamente, e naturalmente è un nome che in Abruzzo significa molto. Poi c'è il riferimento a Miriam Mafai, che viene mandata in Abruzzo per fare esperienza nei territori, eccetera. E poi a pagina 169 c'è anche il riferimento a Lino Guanciale, quando parli della presenza degli attori nelle trasmissioni televisive, nelle tre trasmissioni che hai analizzato. In questo caso, avendo fatto il liceo con lui, essendo molto amici, ti posso assicurare che ho solida formazione politica. Io sto cercando di convincerlo a fare questo, effettivamente, ma insiste nel fare l'attore, pare che abbia successo, quindi non c'è,
non c'è modo. Comunque, no, ma la cosa più buffa, se posso dirti, davvero, quando mi chiesero di partecipare a una trasmissione e io chiesi per parlare della, mi pare, della legge di bilancio o una misura di welfare, non mi ricordo. No, quello fu un'altra cosa sulle, non mi ricordo. E mi dissero c'è lo stato sociale e io penso fosse un think tank sullo stato sociale, quindi pensai, ah bene, allora ci sono le... E poi andai lì e c'erano questi che cantavano, erano carinissimi, dolcissimi, però francamente mi trovai... Adesso ti racconto questo, noi abbiamo fatto una scuola di formazione, si chiama Accademia Primo Levi, per selezione, proprio sulla scorta dei limiti delle scuole di formazione che per attuali che tu richiami, quando racconti gli attuali esperimenti, eccetera, abbiamo voluto fare una cosa un po' ad hoc, che ha funzionato, adesso siamo al terzo anno. Cioè. E la prima volta abbiamo fatto una selezione, proprio una selezione con una commissione di una quindicina di persone che io avevo scelto, e ogni candidato che aveva passato la preselezione per lettera motivazionale, eccetera, si sedeva lì davanti e facevamo delle domande. Un mio amico che è giornalista, ha un ragazzo giovanissimo, che faceva 18 anni poco dopo, quindi proprio liceo classico, molto appassionato di politica, ma anche un po' caratteristiche un po' nerd, ecco, politiche, gli fa una domanda di questo tipo, e dico, ti faccio tre nomi, e tu mi devi dire se lo sai chi sono. Il primo è Filippo Sensi, il secondo è, adesso, il nome di una deputata di Forza Italia che non ricordo, e il terzo è Tommaso Paradiso. Allora, il primo dice non lo so, il secondo nemmeno, e il terzo comincia a dire no, ho partecipato a una scuola di giovani leader, mi sembra di averlo sentito tra i docenti, eccetera. Si arrabbia moltissimo, tra l'altro è davvero uno spin doctor bravissimo. Si dice, guarda, puoi sapere chi non è Filippo Sensi, puoi sapere chi non è questo, ma non puoi non sapere chi è il cantante dei giornalisti, non esiste che tu voglia fare politica e non sappia tu. Stavo per googlarlo perché francamente non lo so neanche io. Ecco, lo vedi? No, Tommaso Paradiso. No, va bene. Però... Io sono vecchia, quindi sono scusata. No, questa non lo puoi dire. Non ci crede nessuno. Allora, le altre domande sono qui. Intanto un riferimento, una citazione che tu fai, che è un libro davvero bello, dopo aver letto il tuo, va letto anche quello, diciamo così, di integrazione, che è La conoscenza dei suoi nemici, l'era dell'incompetenza e i rischi per la democrazia, di Tom Nichols, che naturalmente è molto americano nelle analisi che fa, però è molto importante. E poi tu lo richiami un paio di volte nel libro ed effettivamente è molto utile letto insieme al tuo. Un altro riferimento che voglio citare, che anche qui fai, questo non lo conoscevo, è l'analisi di George Sylvester, che è una ricercatrice inglese, in cui sostanzialmente dice una cosa che io credo sia centrale, e cioè la centralità del pensiero critico, che forse è anche la migliore definizione di competenza, cioè avere degli strumenti intellettuali, ma anche un approccio intellettuale al pensiero critico che ti consenta sempre di osservare le cose e di metterle in discussione con i propri strumenti e anche proprio con un'indole, ecco, perché a volte si può essere anche super competenti ma molto servili e molto accondiscendenti, e magari la propria erudizione viene messa a servizio di una cosa non vera, e invece c'è bisogno di avere competenza e pensiero critico. Fai un riferimento alla politica come professione, e mi è venuto in mente, naturalmente, Weber, che su questo ha scritto molto, e l'idea che ti volevo chiedere e suggerire, se effettivamente anche tu pensi, in questo caso come Weber, che esista un vivere di politica che è differente da un vivere per la politica, che è un po' come la differenza tra il mestierante e invece quello che ha una vocazione, una missione. Quello che ha una vocazione, una missione, da tutta la sua vita e quindi impegna anche tutte le sue capacità, la sua intelligenza, la sua passione per un'idea, un mestiere, un'attività, e quello che invece vive di, in questo caso, di politica, che in realtà non saprebbe come altro vivere, e quindi magari con un escamotage, diciamo così, si accomoda nei luoghi del sottopotere. Questo, secondo me, è una differenza importante. Peraltro il tuo libro è molto complesso, perché mette in campo molte riflessioni. Quando, ad esempio, parli delle scuole di formazione e parli dei politici della Prima Repubblica, dici come persone che hanno dedicato tutta la loro vita allo studio, all'approfondimento, anche senza titoli di studio, ma erano assolutamente
pronti, capaci e competenti nel valutare anche dossier complessi nelle diverse esperienze che hanno fatto, no? E quindi insisti molto su questa cosa e ci tengo a sottolinearla. Le ultime due osservazioni di questo blocco di domande è: governi tecnici che tu naturalmente descrivi anche per averli osservati direttamente, tu dici sostanzialmente la politica gli ha scaricato le patate bollenti sapendo che avrebbero dovuto prendere delle scelte difficili per poi dire che la colpa era loro. Ti voglio chiedere se tu non pensi che il limite di un governo solo tecnico che non fa i conti col consenso non sia anche in sé, lo dici anche peraltro poi nelle tue riflessioni finali. Cioè, se io sono convinto che questa scelta è giusta, ma non mi pongo minimamente il problema che questa scelta sia compresa, condivisa e sostenuta, in democrazia questo può essere un problema. Non a caso tutto un linguaggio che forse andrebbe modificato della politica è mutuato dalla guerra, e nella guerra la regola è che il generale sia in grado di impartire un ordine giusto, cioè che sia tecnicamente giusto per non sbagliare, ma che sia anche in grado di portarsi dietro l'esercito, cioè di convincere chi poi si deve muovere e fare diciamo, e attuare quell'ordine. L'ultima domanda è: tu parli naturalmente molto del Movimento 5 Stelle e a un certo punto lo dici, vorrei chiederti, dici l'evoluzione, come cambia il Movimento 5 Stelle da quando era solo opposizione, adesso è governo. Come valuti tu il fatto che questo esperimento solo italiano inizia col Vaffadei e finisce con Conte, che tutto sommato è un po' la quintessenza in parte di quello che dici, è competente, viene dal mondo dell'accademia, ha un approccio complesso ai problemi, senza dubbio non è demagogo e tende ad essere zero populista. Mamma mia, quanta carne al fuoco che hai messo. Allora, io quello che cerco di dire nel libro, che purtroppo spesso è stato un po' frainteso perché chiaramente il titolo è un po' forte e quindi alcuni l'hanno interpretato come l'elogio dei tecnici, l'elogio dei professori o di quelli che hanno la doppia laurea, il master, il dottorato, eccetera. In realtà no, io nel libro cerco di far capire, come dici tu, quanto sia importante anche l'esperienza politica, quanto la politica abbia bisogno di una sua formazione e di sue competenze che non vengono insegnate in nessun corso di laurea, e di come quindi dei politici in passato che magari non avevano magari un titolo di studio specifico focalizzato, ma avendo fatto dei percorsi di formazione, di approfondimento e anche delle esperienze sul campo, hanno poi maturato delle capacità che sono magari anche molto superiori a quello che magari si è fatto il suo corsettino di laurea, non si è mai confrontato con nulla, non ha mai approfondito nulla e non è capace, per cui io ci tenevo molto perché è una cosa anche che ho imparato, che ho avuto modo di vedere confrontandomi con molti politici. Quindi io ti dico, per me anche il politico di lungo corso che ha maturato un'esperienza articolata è una risorsa, è un valore, non è la cosa da spazzare via. E forse anch'io quando ero più giovane mi sono fatta, ho pensato che quello fosse il male, cioè il politico che ha un'esperienza troppo lunga alle spalle e che dovesse invece dopo qualche anno andare a casa. Quindi questo penso che sia stato anche un errore di un certo dibattito politico a cui ho preso parte anch'io 10-15 anni fa. Però c'è una bella differenza tra appunto, come dite, la vivere per la politica con una grande passione politica e quindi poter ricoprire degli incarichi o vivere di politica. Ecco, io penso che impostare, cioè chi fin da ragazzino cresce e vive solo di politica, è una persona, magari può anche essere brava e competente, ma ha dei limiti, e il limite di non riuscire, due limiti. Primo, quello di non avere mai un confronto con un'esperienza professionale o fuori dalla politica, secondo me limita un pochino la tua capacità di conoscenza del mondo reale. Cioè portarsi arrivare alla politica che o comunque in parallelo, come fanno per esempio tantissimi consiglieri comunali eccetera, che o anche segretari locali di partito, che fanno segretario del partito però fanno il loro mestiere, anche perché sennò non potrebbero, e quindi portano dentro la politica anche una loro esperienza professionale, una loro conoscenza specifica. Poi ecco, il fatto di non di essere dipendenti da quello, secondo me limita un po' la tua libertà.
Ecco, io perlomeno nella mia esperienza, la libertà di dire io faccio questa cosa perché ci credo, perché mi appassiona e non ho paura a misurarmi col confronto con una campagna elettorale, a espormi, però se va male, pazienza, torno a fare il mio mestiere. Mi ha sempre dato una grande serenità e una grande libertà anche di esercitare quel senso critico di cui parlavi prima, no? Non ho mai avuto di esercitare il mio mandato in maniera molto libera, secondo le mie convinzioni. Quindi, secondo me, ecco, bisogna fare attenzione a bilanciare le due cose. Quindi, e questo sulla tua osservazione sul governo tecnico, ecco, ti ridico quello che dicevo prima. Quindi io non faccio l'elogio del governo tecnico perché secondo me si scontra con il limite spesso anche di persone, perché è vero che i politici hanno bisogno di un'esperienza anche professionale, secondo me, che li arricchisca, però è anche vero viceversa, perché anche i tecnici, quando non hanno un'esperienza politica, un'esperienza di confrontarsi col consenso delle persone, con le loro esigenze, con le loro paure, guardate, è un percorso importante per chi fa politica in un paese democratico, capisci? E molti tecnici non sono abituati a far questo e purtroppo è un problema. Quindi io penso che questo sia un problema. Infatti io non sono per i governi tecnici, io sarei per dei governi politici che abbiano però la capacità di aprirsi ai pareri, le competenze e i contributi anche di persone tecniche che vengano da diversi mondi e la capacità di fare sintesi e di raccontare, perché poi la politica, le decisioni di economia politica, come dicevi te, hanno bisogno delle persone, hanno bisogno del loro consenso, della loro comprensione. Tu non puoi pretendere che cambiare un paese non lo cambi con un decreto, lo cambi quando tutto il paese è convinto che quel cambiamento è necessario. E se tu non hai la capacità di comunicare questo cambiamento, di comunicare l'urgenza di questo cambiamento, non ce la farai, perché resterai a metà del guado. Quindi è questo il vero ruolo della politica, quello di far vedere, no? La visione dove tu vuoi portare le persone. E infatti l'hai scritto, ti cito, pagina 101, perché la politica richiede sue competenze particolari, la capacità di organizzare, gestire e conservare il consenso, tenere uniti i gruppi parlamentari, mantenere un rapporto costante con il paese e i suoi bisogni, sono tutte cose che richiedono un'abilità, un'esperienza che nessun economista, imprenditore, accademico o scienziato può avere innate o per il solo fatto di aver maturato un'eccellenza nel proprio settore. Tutti gli esperti che ho conosciuto come bravissimi politici sono persone che nel momento in cui hanno scelto di fare questa attività hanno quasi nella loro testa ricominciato da zero. Cioè io sono un esperto, sono un super medico, eccetera, ma non conosco la differenza tra una delibera e una determina. Per cui se decido di fare l'amministratore della cosa pubblica, anche delle politiche sanitarie, su quello ricomincio da zero. Poi naturalmente ci metto sopra tutta la mia competenza, tu lo scrivi bene. Se ti arriva un dossier con dei dati e tu non ti fai governare dai tuoi consulenti, dai tuoi funzionari, ma sei in grado di leggere quella tabella, quel dossier, naturalmente hai una forza in più, un'autonomia in più. Sono un po' meno convinto della totale indipendenza dalla politica, perché in molti casi, anche i casi che tu citi, a volte può diventare indifferenza. Effettivamente, le volte che noi abbiamo misurato dei super manager, delle persone che magari hanno una vita strapiena, da Battiato che ha fatto l'assessore in Sicilia, fino agli imprenditori che tu stessa citi e che si sono dimessi a un certo punto dal ruolo di parlamentare, effettivamente noi abbiamo anche misurato delle persone che hanno dedicato tutta la loro vita a quella specifica competenza. Per cui quando arrivano in un luogo che magari considerano anche parzialmente blasonato, no? Meno importante dei propri luoghi, anche meno gratificante sotto tanti punti di vista, a partire da quello economico, si sentono effettivamente dei pesci fuor d'acqua e vivono con un po', poi a seconda del proprio carattere, vivono, per esempio, ricordo delle parole significative di Magris, che ha avuto un'esperienza come indipendente della sinistra, altro esperimento che tu citi molto bene nel libro, che poi alla fine ha lasciato perdere e ha scritto, ci vuole molta passione per occuparsi molto di un tema amministrativo, tecnico, legislativo. In sostanza, lui faceva lo scrittore, aveva bisogno di tanto tempo, di tanto lavoro per scrivere e riflettere sulle cose di cui si occupava, che naturalmente non avevano niente a che fare con il voto
che un parlamentare quotidianamente deve dare a una legge su un tema specifico, eccetera, e quindi naturalmente ha detto mi posso occupare o dell'una o dell'altra cosa. Sono molto amico di Fabiola Gianotti, che forse è la più grande scienziata al mondo vivente, dirige il CERN, quindi diciamo è ai vertici della scienza. Credo di non rivelare, diciamo, niente di, ma penso che lei abbia riflettuto e poi declinato l'invito a diventare senatrice a vita, perché in quel caso naturalmente significava cambiare la propria vita, cioè dedicare proprio tutto il proprio tempo o una parte consistente del proprio tempo, quando invece in questo caso, se si è donna di scienza, le 24 ore del giorno non bastano, no, per essere concentrati sulle proprie cose. E mi è venuto in mente il fatto che poi la politica, immagino che tu lo abbia poi vissuto molto sulla tua pelle, richiede un approccio interdisciplinare così ampio, per cui uno deve saper cogliere di aspetti completamente diversi tra loro, rispetto al quale un approccio monodisciplinare molto competente rischia di essere persino un limite. Mi viene in mente Edgar Morin e la testa ben fatta, no? Cioè il fatto che noi oggi abbiamo delle competenze molto specifiche, per cui uno è un super esperto di una sottomateria, ma ci sono pochi che hanno la capacità di connettere e mettere insieme. Un politico di avere la capacità, quando prende la scelta, di considerare cose che un esperto di una sola materia non conosce tutte. No, no, è verissimo, ed è vero che io, appunto, come ti dicevo, il mio ideale è riuscire ad unire la competenza tecnica o le personalità della cosiddetta società civile alla politica più, come dire, non so, più consolidata, i partiti, la struttura dei partiti, eccetera, riuscire a unire questi due elementi per un miglioramento complessivo del funzionamento delle nostre istituzioni. Però ti devo dire, essendo una che è arrivata da una competenza molto specifica, molto focalizzata, quindi dall'accademia, io ho sperimentato su di me questo senso di difficoltà ad incidere, questo senso di frustrazione, no? Io mi ricordo anche all'inizio dell'esperienza di scelta civica, perché eravamo tutti persone, c'era Ilaria Capua, c'era Bombassei, quindi persone che nel loro settore sono il top, e poi ti ritrovi in Parlamento dove giustamente tu sei uno dei 630 oggi di meno, che magari anzi non hai neanche il tempo di fare un intervento, non riesci a muovere, a far passare un emendamento, ed è un senso di frustrazione enorme. E quindi alcuni di questi effettivamente, come tu dicevi, hanno deciso proprio di mollare, si sono dimessi, se ne sono andati e sono tornati al loro lavoro, e che è stato un atto anche da un certo punto di vista coraggioso, perché hai preso atto che quello non era il tuo mestiere. Altri hanno, come dire, continuato un po' a galleggiare, ma con grande sofferenza. Io, per esempio, nella mia esperienza ho cercato, come dicevo, di ripartire da zero. Io fin dall'inizio, dopo i primi mesi di spaesamento, ho capito che io lì dovevo far finta che io stavo ricominciando un nuovo corso di laurea, un nuovo dottorato, una nuova esperienza, dove io ero veramente l'ultima arrivata e dovevo solo imparare. E quindi io devo dire, per me in politica è stata una grande lezione di umiltà, misurarmi con un mondo che per me era apparentemente incomprensibile all'inizio. Io non capivo a volte perché venivano fatte certe cose, e il libro un po' è stato anche un po' il frutto. Io ovviamente enfatizzo la parte che ho trovato più criticabile, però io ho imparato anche cose utili, cose importanti che mi sono servite anche dopo. Quindi è una lezione di umiltà, dove tu devi mettere in testa che quello che hai imparato prima lo metti al servizio, ma lo devi integrare con tante altre capacità e competenze, che è un percorso che devi fare. Nel libro ci sono molti spunti interessanti, a quella importanza dei dati, delle statistiche, a pagina 81, un capitolo sulle donne, su cui siamo tornati molte volte, a pagina 92, che consiglio naturalmente di leggere. Un riferimento al tema della gerontocrazia ovunque, nel senso che poi alcuni limiti della politica si ritrovano anche in altri ambiti, quello accademico, quello economico. Pagina 106, e poi un capitolo intero a cui già ho fatto riferimento sulla formazione politica e come si è evoluta o involuta. Però vorrei arrivare all'ultima riflessione, anche chiedendoti poi un riferimento alle proposte che tu fai nell'ultimo capitolo, e la speranza, le proposte e la speranza. Però il tema di fondo alla fine è la democrazia.
Cioè, il punto è che se noi vogliamo reinserire competenza nella politica, tema al quale anche qui voglio essere chiaro anche io credo molto, nel senso che noi abbiamo un problema di regressione di competenze, soprattutto di divorzio tra i decisori, la politica e le altre competenze scientifiche, che ha reso gli uni ignoranti e i secondi corporativi, per cui noi abbiamo anche una spoliticizzazione della conoscenza, delle competenze e della scienza, che è altrettanto grave quanto la diciamo così, l'ignoranza della politica. Però effettivamente alla fine si tocca il cuore del problema, che è proprio la democrazia, cioè il rapporto tra il consenso e la proposta politica, e tu dici alcune cose molto interessanti. Intanto effettivamente richiami una frase di Obama che ha detto a pagina 162, che è molto significativa, perché peraltro l'ha detta, insomma, in cui lui parla di vergogna, no? in cui dice non è tanto che... ci sono stati negli anni sempre coloro che dicevano, mentivano, anche tra i politici, ma quando venivano beccati si vergognavano, invece adesso se vengono beccati di aver mentito, mentono il doppio e quasi se ne vanta. E poi tu continui su questa riflessione, parli anche delle proposte, addirittura il patentino dell'elettore, quindi superamento del suffragio universale, che poi naturalmente smonti e contesti, però per capire a che punto è arrivata questa riflessione, mi sono venute in mente due cose, tre in realtà. La prima è quando dopo la guerra Einaudi stesso disse la famosa frase "Eri dice vamos", cioè a dire adesso abbiamo superato il fascismo, torniamo all'Italia liberale. E allora i due grandi partiti di massa che c'erano, l'uno guidato da Togliatti e l'altro da De Gasperi, invece decisero di fare un'altra cosa. No, se noi torniamo a quel nucleo di sapienti che pensano di governare bene l'Italia, che ci hanno portato al fascismo, non va bene. Mettiamo insieme, facciamo dialogare i due grandi partiti di massa, perché dobbiamo ricucire il paese, no? E quindi già allora c'è stato un magistrale superamento di un'idea un po' illuminista dall'alto, no? E quindi, tra l'altro, tu poi li citi, no? Citi anche la competenza di quei politici tecnici di allora, De Gasperi, ma poi Moro, eccetera. Però effettivamente la cosa che li caratterizzò è che furono in grado di portare intere masse popolari a fare delle scelte che superavano anche le loro divisioni, e quindi dar vita alla Costituzione, eccetera. Poi mi è venuto in mente Carl Schmitt, che diceva una frase molto significativa su cui ho molto riflettuto, cioè che la democrazia è la sovranità dell'incompetenza. Se uno ci pensa bene, effettivamente all'elettore è impossibile chiedere di essere competente su tutto quando vota. Se io presento un programma elettorale e dico secondo me sulle politiche finanziarie bisogna fare questo, non è che l'elettore deve essere così competente da capire qual è il dettaglio della mia proposta finanziaria, giusto? Magari non esiste nemmeno un elettore che è così competente. E allora qual è il meccanismo che consente a ognuno di noi, se io voto, che ne so, un programma di governo su una politica agricola che non conosco, com'è che posso fidarmi? Qual è l'elemento che mi consente di poter scegliere in modo incompetente e però di non fare una scelta che sia essa stessa incompetente e quindi sia a mio danno? E alla fine un riferimento molto significativo che tu fai è che, superati diciamo i centri studi e gli intellettuali e gli economisti, ci siamo trasferiti a fidarci di sostanzialmente pubblicitari e statistici, sondaggisti. Interessante la citazione che fai di Cooper, dice abbiamo svuotato i centri studi, abbiamo riempito gli uffici stampa, perché quello era la spinta che dovevamo avere. Adesso gli unici veri intellettuali che sono tecnici del consenso sono quei protagonisti della rivoluzione informatica che oggi, usando i social e la loro capacità di influenza, costruendo quel capitalismo della sorveglianza che la Zuboff ha descritto bene, riescono a spostare il consenso delle persone, e sono essi stessi degli intellettuali e dei tecnici, che però sono l'esatto contrario dell'idea di tecnici che abbiamo noi, cioè non quello che sa fare appunto un bilancio dello Stato e che consenta a un paese di superare le proprie difficoltà, ma quelli che riescano a muovere il consenso. E allora questa contraddizione come si risolve, secondo te?
Mamma mia, è difficile risolverla. Questa è la grande domanda che ci poniamo tutti, anche quelli che fanno politica. Quindi io ti dico, per esempio, anch'io cerco, per esempio, di confrontarmi più possibile. Quindi una delle cose che ho fatto fin dall'inizio, quando ho iniziato la politica, iscrivermi ai circoli, andare agli incontri ai circoli, parlare, raccontare, partecipare a eventi sul web, in streaming, stare un po' al gioco, ma stare non alle loro regole, utilizzare lo strumento ma con le mie regole, quindi per spiegare, per raccontare, eccetera. Quindi è quello che molti altri colleghi stanno cercando un pochino di fare. Non è un percorso facile, richiederà per esempio anche una grande attenzione alle politiche per l'istruzione, perché per aiutare le persone a districarsi in questo marasma di informazioni spesso false, spesso propagandiste, cercare di prestare attenzione a questi elementi. Però ecco, io sono sempre molto attenta a dire che se i cittadini, alcuni dicono scelgono male, magari è colpa nostra che non ci siamo fatti capire bene, che non abbiamo saputo confrontarci, metterci, come dire, davvero. E quando loro scelgono, è normale, inevitabile che molti cittadini si trovano a dover dare un voto anche senza una competenza tecnica su alcune materie, con una difficoltà a valutare tutti gli aspetti tecnici del tuo programma. Però ecco, io qua penso che sia davvero il compito del politico di essere molto trasparente nel spiegare i propri obiettivi, nello spiegare, far vedere qual è il percorso. Magari potrebbe essere utile dare anche delle scadenze, per dire io mi aspetto di ottenere questi risultati entro il primo anno, il secondo anno, però questi altri ci vorrà più tempo. Cercare di conquistare la fiducia dei cittadini, perché alla fine la politica è fatta di idee, ma è fatta anche di persone. I cittadini hanno bisogno di trovare le persone di cui fidarsi, perché alla fine molti cittadini hanno girato le spalle a quelli che percepivano, come dire, intellettuali troppo lontani, e hanno invece dato la preferenza i populisti, perché alla fine l'intellettuale non si prendeva mai la briga di mettersi, di spiegare, di raccontare o di riconoscere quando aveva sbagliato, perché come dicevo prima non ci sono le ricette perfette, capita di sbagliare anche al politico più esperto, anche allo scienziato migliore, però ci si mette, ci si apre con trasparenza e si conquista la fiducia dei cittadini facendo vedere quello che è il percorso. In passato molti intellettuali si sono chiusi. Noi siamo i migliori, noi prendiamo le decisioni per tutti e voi dovete votarci perché, poveracci, non potete capire quello che noi facciamo. Questo è stato un errore madornale che ha allontanato i tecnici dalla politica, i cittadini dai tecnici, ha creato un cortocircuito micidiale che dobbiamo ricucire. Quindi i cittadini si sono avvicinati ai populisti che dicevano quello che loro sentivano dire al bar, e la gente diceva: magari questi saranno anche incompetenti, ma almeno capiscono i miei problemi. E quindi si sono affidati a queste persone. Io penso che tocchi alla politica recuperare questa capacità, saper ricucire queste parti della nostra società e dare competenza e legittimità alle persone che fanno politica, fare selezioni, fare formazione, prendersi tutto il tempo per non avere paura di confrontarsi. Di spiegare quello che si fa bene, quello che riesce meno bene, gli errori che si fanno. Io penso e mi auguro, spero che in questo modo si possa riconquistare la fiducia dei cittadini, perché alla fine votano sulla base di questo, della fiducia che ripongono nei politici che poi dovranno fare delle scelte al loro posto. Quindi questo è un po' la speranza, che i partiti tornino a fare questi processi di comunicazione, selezione e formazione. Io proponevo anche, come dire, è una piccola cosa, però siccome appunto non ritengo che si debba fare nessun tipo di esame agli elettori per consentirgli di votare, perché per me il suffragio universale è intoccabile ed è la grande conquista della nostra civiltà, penso però che chi assume posizioni di governo, quindi non rappresentative, non in Parlamento ci deve poter andare veramente anche a analfabeta, cioè deve essere aperto, il Parlamento rappresenta la società, poi meglio se ci sono persone che hanno la capacità, però il governo che deve poi gestire la cosa pubblica, fare decreti, eccetera, eccetera,
lì andare a fare il ministro, magari un processo di conferma come quello che avviene negli Stati Uniti, come quello che facciamo noi a Bruxelles, la commissione nomina i commissari e il Parlamento fa un'audizione pubblica dove vaglia non solo le competenze tecniche, guarda che non è una questione, come si diceva prima, è una questione di vagliare la visione, cosa vuol fare tu da commissario, quale programma ti proponi, che iniziative vuoi mettere in piedi per affrontare questo problema. Ecco, queste sono le domande che noi facciamo ai commissari prima di dire se effettivamente hanno i numeri per fare il commissario, quindi si valuta anche la capacità politica di mediare, di negoziare. Non sarebbe male, ecco, so che è complicato, cioè la Costituzione, dovremmo fare molte modifiche, dovremmo vagliare, però secondo me sarebbe prendere più sul serio anche certi incarichi, perché negli ultimi anni abbiamo visto veramente un po' di tutto, ecco, quindi fare il ministro non è una medaglietta che ti appunti al petto o che ti distribuisci per premiare chi è una questione seria di gestire diciamo centinaia di miliardi di progetti per l'interesse dei cittadini e un minimo di idea di quello che vai a fare o di anche di come dire di responsabilità nei confronti del Parlamento e dei cittadini te la devi prendere, però insomma questa era già era un'idea così. Ci credo molto, peraltro, nel mio piccolo sottoscrivo, il rendiconto in qualunque attività si fa aiuta a fare autocritica, ma anche a mettere in fila le idee, a capire il percorso che si è fatto, come proseguirlo, lo renderei obbligatorio. Aggiungerei alla verifica e al confronto con le commissioni, che già peraltro in Italia per alcune nomine anche di carattere politico si fanno, quindi sarebbe un'estensione assolutamente fattibile, ma l'accountability è assolutamente centrale perché definisce anche la serietà della propria attività e ti aiuta a misurarti concretamente e anche a superare quella necessità di avere una notizia al giorno, per cui uno è giudicato sul tweet del giorno prima, no? E non riesce mai a raccontare meglio, bene, il percorso che magari lo ha fatto lavorare un anno da parlamentare, da ministro, da sindaco, su diverse cose, no? Perché naturalmente poi il cittadino non ha anche lì l'obbligo di ricordarsi un intero anno, non ha avuto la possibilità di essere concentrato, quindi ci credo molto. Grazie di questa chiacchierata. Grazie a te, Michele. Buona domenica. Grazie a tutti, buona domenica. Va bene, direi che per questa domenica ci possiamo sostanzialmente fermare qua, perché siamo nel pieno del voto, quindi evitiamo di disturbare oltre persone che stanno votando nei ballottaggi, peraltro nella nostra regione due città importanti, Avezzano e Chieti. Domenica prossima faremo anche il conto del risultato elettorale, ne parleremo prima per la verità, ne parleremo già martedì. Presumibilmente una conferenza stampa, però insomma dopo una settimana si può anche riflettere più a mente fredda e quindi al solito un libro, non mi ricordo qual è quello della settimana prossima, non fa niente, ma anche analisi del voto e agenda di lavoro. Grazie e buona domenica.